Buonasera a voi tutti che ci seguite. Borghese il Candido in diretta. Vi comunichiamo che l'ultima trasmissione di quest'anno sarà l'ultimo martedì di giugno, 27. Il 27 di giugno, e riprenderemo le trasmissioni a settembre del 2017 per vedere come, se è vero che andremo a votare anticipatamente oppure arriveremo alla fine del 2018. Allora, adesso questa sera parleremo essenzialmente delle elezioni, dei risultati, del flop di Grillo, del Grillo perdente, e quindi seguiteci perché credo che ne valga la pena, perché se la destra ha dimostrato che se la destra e il centrodestra andasse unito, come disse a me una volta Giulio Andreotti, disse: caro Lucarini, non si deve litigare perché uno più uno quanto fa? Due. Uno meno uno, zero. Ecco, allora cerchiamo di imparare questa massima che potremmo sicuramente raggiungere dei grandi risultati. Sicuramente qualcuno non vorrà cedere il proprio posto, ma dovremo cercare di aiutare a convincerlo per il bene del Paese. Questa sera vi passo a presentare i nostri ospiti. Federico Mollicone, che saluto e ringrazio per la sua presenza Buonasera. in nome dei Fratelli d'Italia, che hanno avuto veramente un buon successo, e quindi adesso dobbiamo pensare al ballottaggio per concretizzarlo Esattamente. in modo netto e sicuro. Luca Romagnoli, anche lui è presidente dei Fratelli d'Italia, e una persona che sta sempre militato, poi ci dirà Un'istituzione. in Alleanza Nazionale, passato con Fratelli d'Italia, quei Berlusconi. Forza Italia. Eh? Forza Italia, non con Fratelli d'Italia, se no creiamo un Forza Italia, conflitto. chiedo scusa, Vabbè, ma domenica è un'istituzione della destra, è arrivata ai ma torna partiti. a casa. Vabbè, adesso poi ne parleremo. Allora, i nostri direttori del quotidiano, gli italiani, Giuseppe Sanzotta, che ringrazio per la sua Buonasera. presenza, e il direttore del Candido, Buonasera. Alessio Di Mauro. Ecco, adesso direttore, a lei Beh, diciamo questa che sera. Elezioni. Le elezioni. Basta che non ha perso la forza dopo che si è fatti i capelli. No, Che ma di solito ma la forza non sono Sansone è quella, non è perché quella. ancora non si ritinge, poi vedrai come. Vabbè. No, mi sembra che alle elezioni ci siano due elementi importanti. Uno è la sconfitta di Grillo. Io non sono d'accordo con chi dice che è solo aspettiamo, vediamo, perché secondo me è un segnale che invece io al loro posto sarei estremamente preoccupato, E lo e sono, mi sembra che le prime guardiamo quello che mosse sta sono succedendo molto all'interno. confuse, cercano di inseguire destra o sinistra in modo così un po' confuso, e perderanno delle fette. Ma al di là di quello è la riaffermazione di due del centrodestra e del centrosinistra. In particolare mi sembra del centrodestra, che entra in gioco quasi ovunque, diciamo, a parte alcune realtà tipo Palermo, insomma, che avevano una situazione particolare, però mi sembra che entri in gioco ovunque, anche in zone che erano tradizionalmente di sinistra, penso a Genova, anche La Spezia, Spezia, come no. L'Aquila, dove comunque c'era una giunta di sinistra che usciva. È vero che è molto avanti il candidato della sinistra, però c'è il candidato, credo sia poi di Fratelli d'Italia, Biondi, che quindi andrà al ballottaggio. I ballottaggi, come sempre, sono un secondo tempo in cui può succedere di tutto, perché gli elettori saranno chiamati a scegliere. Intanto dovrebbero i candidati farsi riconfermare nel primo turno e poi dovrebbero guadagnare più voti. Mi sembra che questi sono gli elementi. Personalmente io vedo con favore che il paese discuta di centrodestra o centrosinistra, che possono avere anche tesi diverse, però mi sembra che siano le due realtà che si dovrebbero confrontare. Questo è un mio desiderio, perché mi piacerebbe vedere due forze e non chi cerca il consenso, magari prendendo a pretesto in modo demagogico dei vari malesseri o delle proteste che nascono qui o lì e che sono solo delle cose che fluttuano e che non hanno poi progetti, programmi. Lo vediamo a Roma, dove chiaramente dopo due giunte, sia di sinistra che di destra, che probabilmente non hanno lavorato bene, poi c'è stato anche uno scandalo, anche se questo avanzo un giudizio del tutto personale, montato
qualche modo un po' artificioso, è chiaro che il terreno è stato spianato per la Raggi, i risultati però i romani e chi vive a Roma lo vede sono disastrosi, insomma credo che nella storia di Roma non ci sia mai stata un'amministrazione così inefficiente. E credo che abbiano giocato molto in questa tornata elettorale questi disastri di Roma, l'ultimo incidente, Torino ti dà l'idea della pericolosità, sì, quando tu hai un amministratore indipendentemente sì, ma non è responsabile, sì, ecco, e non magari si cura di quelle che possono essere le conseguenze, sì, i rischi possono essere gravi. Grazie al cielo non è successo niente, ma poteva esserci. Beh, un bambino 1500 che era in coma oggi ha ripreso conoscenza. Sì, no, questa è una buona notizia. Che poi è stato salvato da un ragazzo coraggioso che gli si è buttato sopra, abbiamo visto le foto. Sì, ma quelli sono questi esempi che ogni tanto abbiamo in questo quello paese. Quello andrebbe premiato, cioè, vabbè. Comunque, allora adesso mi rivolgo ai nostri, proprio sull'analisi di questo voto, se vedono in questo segnale, che è chiaro riguarda le amministrative, però sono milioni di italiani che hanno votato, quindi non è che è solo un piccolo centro, c'è una realtà diversificata, si prende il complesso, se condividono questa idea che si torna finalmente all'idea che centrodestra e centrosinistra possono sfidarsi per conquistare il governo del paese e che soprattutto si ha una possibilità di competere se si riescono però a mettere insieme le forze omogenee, perché altrimenti forse è molto più facile sentire parlare di inciuci e di qualcuno che su queste cose magari ci costruisce poi le proprie campagne elettorali, rischiando di lasciare però il paese ancora in una situazione peggiore. Comincerei con allora io subito una questione d'età, diciamo d'esperienza. Per l'età lo dicevi, siccome te devi rifare sulla storia del capello, allora cioè, lo capisco. Vabbè, però dire, anche te con i capelli sì, non è che no, poi tanto. Ma io ti ho detto tagliati, hai perso la forza, io non ce l'ho, quindi la forza non la perdo. Ecco, è differente. Vabbè, voglio dire, tanto ringrazio l'editore Lucarini per questa possibilità di confronto sul post elezioni. Certo, nessuno si aspettava un risultato del genere. La grande stampa di informazione si è riempita nei giorni della campagna elettorale delle dichiarazioni dei grillini a tutti gli effetti, li abbiamo trovati da tutte le parti, erano da tutte le parti, sembrava che ormai dopo il successo delle elezioni politiche e delle elezioni amministrative con Roma e Torino si dovesse arrivare ad un grande successo elettorale che non c'è stato. Concordo con quanto diceva prima il direttore che della rivista online Italiani, no? Mi quotidiano. Pare. Ecco, quotidiano. C'è un problema di fondo. Se i cittadini aprono gli occhi, hanno guardato le amministrazioni di Roma e le amministrazioni di Torino e hanno detto sicuramente questi sono degli incapaci. Non tanto per quello che è arrivato, che è successo a Torino, ma anche lì c'è una gravità eccessiva della superficialità di un'amministrazione. Non ho capito per quale motivo, faccio subito una parentesi, per quale motivo non si è andati nel bellissimo stadio della Juve e concordasse il comune con la proprietà per vedere la partita. Perché si va al centro di Torino senza le adeguate protezioni, ma non contro il terrorismo. Quando si mettono insieme 30 o 50 mila persone, si deve avere una strategia, e su questo la strategia non deve essere del prefetto e nemmeno del questore, la strategia è del comune, delle autorità comunali, della polizia municipale. E dove stava? Dove stavano? Sono entrati tutti coi carrelli, l'abbiamo visto coi carrelli, con le bottiglie, entravano tutti e ogni cittadino invece che doveva entrare doveva essere perquisito, controllato, e questi arrivavano coi carrelletti e quindi c'è un modo veramente vergognoso. Su Roma io non mi metto a fare la polemica sulla monnezza, come si dice a Roma, la polemica sulla gestione è quella di
decine di amministratori, assessori che nemmeno venivano nominati e due giorni dopo non c'erano più, sì. O altrimenti venivano nominati e poi si scopriva che non potevano essere nominati, non avevano né il pedigree per poter fare l'assessore né tantomeno la competenza. E il fatto poi vergognoso è quello di oggi, visto l'insuccesso elettorale, si scopre e scopre la sindaca Raggi che ci sono i campi nomadi, non lo sapeva prima la sindaca Raggi, 10 giorni fa aveva dichiarato di dare 800 euro a ogni famiglia nomade per potersi prendere le case, oggi va dal prefetto, scrive al prefetto per dire ma qui arrivano troppi nomadi, e successivamente Grillo prende posizione, perché è uomo intelligente sicuramente, dice bisogna chiudere a Roma tutti i campi nomadi. Vabbè, è una battaglia. Beh, ma con la proposta di 800 euro, di 800 perché quella euro, resta. Quella resta. E quindi, cioè, che cosa vuol dire gli 800 che euro? Che gli dai gli affitti. Tu gli dai i soldi, gli dai i soldi per fare gli affitti. I pensionati di diventare Roma, certo, tutti, e così guadagneranno molto di più invece di prendere 426 euro al mese. Il problema di fondo è, la stampa lo ha evidenziato, che tornano i due poli. Però bisogna stare attenti, intanto per quello che riguarda il polo di centrodestra, quando è andato unito ha ricevuto successo. Quando invece è andato disunito non ha trovato una risposta, esatto, dell'elettorato. Ed allora bisogna dire, intanto bisogna recuperare una parte di voto che è finito in opposizione al centrosinistra, è finito sulla Raggi o sulla sindaca di Torino. Va recuperato questo. L'elettorato di centrodestra vuole unità. Questo ormai è chiaro. E non l'unità sul nome, l'unità sui temi politici da rilanciare. Questo è il discorso che può riportare il centrodestra ad essere attrattivo da parte degli elettori. Perché l'elettorato di centrodestra c'è, non è lo zoccolo duro, è molto di più di uno zoccolo duro. Il discorso dello zoccolo duro lo potevamo fare quando c'era il ragionamento del Movimento Sociale Italiano che ebbe una scissione o più scissioni al suo interno, allora dice lo zoccolo duro è quello che è rimasto nel Movimento Sociale Italiano. Oggi invece il discorso è che l'elettorato di destra o di centrodestra, che ha visto confusione da parte dei partiti del centrodestra, è rimasto a casa. Qualcuno addirittura ha votato per i 5 Stelle, oggi rientrano, e quando si indovina il candidato sindaco non si può fare l'errore di Roma, che è stato l'errore della vergogna, quella di Roma, quando il centrodestra si è diviso, non ha trovato una unità politica e amministrativa. E qualche sera fa un giornalista notoriamente ben informato e bravissimo a livello del più grande quotidiano italiano diceva la vorrei rivedere quella situazione, se al ballottaggio fossero andati la Meloni e la Raggi, come si sarebbe comportato l'elettorato romano? Io scommetto che l'elettorato romano avrebbe risposto positivamente alla candidatura, come poi è stato, alla candidatura della Meloni, e quindi sarebbe stata tutta un'altra storia. Questa è la verità. Se posso agganciarmi a quello che diceva Domenico, partendo appunto dalla fine, già sono usciti i sondaggi, il sentiment ad un anno dall'elezione della Raggi, e si è visto che al ballottaggio sarebbe andata Giorgia Meloni e l'esito sarebbe stato positivo, quello, certo, che è oggi sicuramente, un anno fa non lo so. Un anno fa, se come diceva Domenico, se il centrodestra Gramazio fosse stato e unito, non perdeva tempo dietro candidati che non erano, che non esistevano, come noi avevamo anche avvisato, sono stati oggetto anche di indagini, per carità, io sono garantista, però insomma, comunque è tuttora in corso un'indagine riguarda ben 13 società di Alfio Marchini, quindi noi lo avevamo avvisato proprio in quei giorni con documenti, con anche il collegamento con lo scandalo di Banca Etruria e altre banche, probabilmente un po' più di accortezza da parte di Forza Italia avrebbe permesso una compattezza maggiore. Una scelta errata quella di Marchini, c'è stata la fuga dell'elettorato.
di destra, certo, che votava per Forza Italia, guarda, è scappato. Lo dimostra il votare o poi lo dimostra il consiglio, il gruppo di Forza di Fratelli d'Italia ha 6 e Forza Italia ha un consigliere solo. Quindi certo, voglio dire, lo hanno stabilito gli elettori di centrodestra, questa votato, cosa. Per andare all'attualità e come si dice a commentare a caldo, io concordo con tutto quello che ha detto Domenico Gramazio, facendo soltanto una ulteriore riflessione. Allora, sicuramente è stata come si dice una boccata d'ossigeno per il centrodestra, che ha dimostrato che pur durante la famosa traversata del deserto è riuscito a mantenere il controllo del territorio, è riuscito anche a trovare accordi locali e a candidare personaggi credibili, come appunto era stato detto, e questo ha fatto la differenza. E sicuramente in un test importante con al voto 9 milioni di italiani, poi in realtà ne sono andati a votare 5,5, sì, però dall'Alto Adige è un giornale importantissimo e rappresentativo, l'elettorato sia a destra che a sinistra ha capito una cosa, e questo è il messaggio secondo me indiretto più importante, al di là delle parti. Cioè, il messaggio è: attenzione, perché se l'antipolitica è il civismo, viene interpretato come è stato interpretato dai 5 Stelle, e cioè come nei casi eclatanti di Roma, Torino, ma c'è anche Livorno, Piacenza in senso positivo per chi poi ha rotto con quella visione dittatoriale egemonica, certo, e quindi Pizzarotti viene sì riconfermato come trainante nel ballottaggio. Beh, ma c'è in funzione di vantaggio comunque, cioè, vabbè, però è in funzione anti 5 Stelle, quindi anche quello. E poi il caso eclatante di Genova, no? Non so se abbiamo visto a Piazza Pulita l'ultimo comizio di Grillo a Genova, solo, che era praticamente una piazza sguarnita, semivuota, dove lui stesso prendeva in giro i suoi militanti dicendo: se questa è la piazza, immagino i risultati. E infatti poi avevano già sentito questo risultato, quindi un po' anche di soddisfazione, perché poi sembra che noi facciamo propaganda quando tutti i giorni diciamo i 5 Stelle non sono in grado di governare, e che l'antipolitica, se è rappresentata così, non fa altro che danneggiare poi la vita quotidiana di ognuno di noi. E quindi è un ritorno alla politica buona, alla politica credibile, sia a destra che a sinistra. E quindi in un'ottica tripolare che ormai è consolidata, è comunque una buona notizia. Bisogna però fare attenzione a una cosa, e io credo che in questi giorni il ballottaggio è un messaggio che i nostri leader dovrebbero dare e stanno già cominciando a dare. Non confondere un test negativo per i 5 Stelle con un segnale, ho letto anche alcune reazioni di agonia, sì, o di cupio dissolvi, perché in realtà la Ghisleri e altri istituti autorevoli proprio oggi ci dicevano: attenzione, è sicuramente una battuta d'arresto, perché le amministrative non sono il terreno di scontro abituale ai 5 Stelle, non hanno ancora quella cultura di governo come ha la sinistra e come ha ormai anche la destra, ma l'Italia rimane fortemente tripolare, e alle nazionali comunque c'è il rischio che prevalgano. Questo perché? Perché noi abbiamo dato un test positivo, cioè la politica, la buona politica ha dato un test bene se è unita, come si diceva, se il centrodestra e il centrosinistra ritrovano la propria identità d'appartenenza, certo, un'anima, certo. Tutto quello che l'inciucio e la legge elettorale del modello tedesco e quello che è accaduto non più tardi di 2 settimane fa, ed è questo il grande esito di questa tornata amministrativa, è di aver fatto saltare il tavolo dell'inciucio, per cui sia centrodestra che centrosinistra adesso, a livello diciamo anche apicale, sono alla ricerca di nuovo di una propria compattezza, sono una propria quasi costretti a ritornare. Persino Renzi va a inseguire, dopo aver fatto lo sbarramento proposto all'8% e poi ridotto al 5%, adesso sta andando a dialogare con Pisapia, che fra tutti gli esponenti della sinistra sinistra non è certo un Napoleone. Quindi rispolvererà anche Bersani tra un po'. Tra un po' l'odio per
Noi siamo estremamente soddisfatti come Fratelli d'Italia, lo abbiamo fatto anche ieri con Giorgia Meloni nella sede di Paganica, di Piazza Paganica, abbiamo dato una lettura sicuramente ottimistica e siamo già in mobilitazione per vincere i ballottaggi. Il centrodestra, se è unito e se ha persone credibili, vince e lo fa a Pistoia, lo può fare a Pistoia, lo può fare a Lucca, lo può fare a Rieti con Cicchetti, certo, con l'ottimo Cicchetti. Quindi lo può fare soprattutto a Genova. A Genova, come è stato Genova e la Spezia, me lo insegna importante. Sicuramente Gramazio, che vuol dire, c'è stato anche in altri tempi, la destra a Genova e la Spezia non ci si non poteva fare comizi. Giorgia Meloni in campagna elettorale è andata nel porto tra i camalli di La Spezia, che può sembrare una notizia di cronaca, ma in realtà per chi viene dal nostro mondo è una notizia storica. Ed è stata applaudita, esaltata, quindi c'è un sentiment positivo. E quindi adesso che fare? Adesso dobbiamo riaprire quel dialogo nel centrodestra affinché l'Italia di modello tripolare possa però ancora essere avere schieramenti bipolari, e questo si può fare con una riforma della legge elettorale in tempi rapidi, e quindi si può ancora andare a votare, noi l'abbiamo chiesto, andare a votare in tempi rapidi. L'importante è farlo però con una legge che permetta le coalizioni. E poi se il 5 Stelle non si alleeranno con nessuno, sarà un terzo polo e probabilmente finirà come sta finendo in molti ballottaggi. Posso fare una domanda nel passare a Romagnoli? Proprio la domanda la faccio a lei, visto che il rischio è che le coalizioni hanno bisogno probabilmente anche di una legge elettorale diversa, di tipo maggioritario. Però lì nascono i problemi, che probabilmente non basteranno 3 mesi per superare alcune divergenze profonde che esistono tra, per esempio, tra la Lega e Forza Italia. Su alcune questioni si è abbastanza lontani. Non è forse il caso di rispolverare in qualche modo anche un sistema proporzionale, pure con dei premi, un qualcosa che consenta di fare poi l'unione dopo? Perché a differenza dei sindaci, dove si indica immediatamente il sindaco, quindi all'inizio devi scegliere, perché se non scegli perdi e non vai neanche al ballottaggio, in questo caso la maggioranza può anche nascere dopo, forse può essere più semplice, cioè alcuni problemi possono essere rimandati dal fatto che a questo punto dobbiamo stare insieme per forza per governare. Beh sì, il vantaggio proporzionale sostanzialmente è proprio quello, che consente di prendere tempo e poi di vedere. Personalmente io sono sempre stato proporzionalista, un proporzionale che non abbia sbarramenti, perché nel momento che tu mi fai un proporzionale un sbarramento al 5, no grazie, preferisco il maggioritario. Quindi se torniamo indietro al passato, che era anche positivo perché dava l'opportunità, la possibilità a tutti gli italiani di diverso orientamento di sentirsi partecipi in qualche modo, una rappresentanza. Allora sono d'accordo. Se devono fare la legge alla tedesca con lo sbarramento al 5, francamente non mi interessa, credo che sia quasi un po' un imbroglio, perché tu all'elettore non sei in grado di dire beh, sull'Europa noi diremo insieme questo, sui problemi del lavoro noi faremo questo, sull'IMU noi non sei in grado di farlo, quindi rimane un po' una truffa. E volevo aggiungere, vorrei quindi auspicare che faccia intanto una legge uguale per le due Camere, visto che le due Camere esistano. Ci sono due sbarramenti diversi, esatto, perché al Senato è l'8% e alla Camera è il 3%, così è quindi una confusione, insomma, no. Che poi tradirebbe pure l'impegno del Presidente della Repubblica, che ha sempre ripetuto fino a oggi che bisogna avere una posizione unica. Anche perché altrimenti tu favorisci quel fenomeno che in passato c'è stato di disaccordo nella formazione delle alleanze per la Camera e di accordo con le resistenze per il Senato, che un tempo ai piccoli partiti, io ero all'epoca piccolo partito, e serviva mi poteva far gioco, per quanto diciamo non ce ne siamo mai, ma oggi è un danno. Volevo aggiungere però una piccola, ho trovato tutti molto concordi nel liquidare i 5 Stelle come quelli ormai sarebbe il modo di votare. Una cosa interessante l'ho sentita per radio anch'io poco prima che ci sentissimo per telefono con l'editore, la Ghisleri, che ha detto che fanno i 5 Stelle ai ballottaggi, perché l'anno scorso si sono avvalsi a Torino e a Roma del voto che indubbiamente contro la sinistra contro di un elettorato
l'elettorato senz'altro. Che faranno adesso? Perché sul che faranno adesso, secondo me si proietta anche la luce su cosa potrebbero fare dopo sulla base della legge elettorale nazionale in tema di alleanze. Perché non è detto che poi Grillo voglia portare la sua nave anche in quell'occasione lì. Tripolarmente da solo. Non è dobbiamo detto studiare come fanno. Vediamo cosa fanno adesso. Però la risposta mi sembra abbastanza semplice: non fanno nulla. Non fanno nulla. Loro non, non fanno. Ma questo è il nostro auspicio, perché sarebbe quello che. Io prima lo dicevo: è la capacità dei nostri leader in questi giorni di ballottaggio, ad esempio, di lanciare messaggi. Non seguono poi quello che gli. Diversa da chiedere l'endorsement del dirigente. È l'elettorato. Giugno Salvini ha già iniziato, ma anche noi, cioè abbiamo già detto, lo sconfitto è Renzi, non Grillo, come a dire, sentitevi rappresentati, cioè chi è all'opposizione si può sentire rappresentato dai candidati del centrodestra. Questa anche è infatti perché, la posizione. Sì, questa è la posizione. No, dicevo, noi dobbiamo anche calcolare che è vero che c'è stata questa frenata nei 5 Stelle, per i 5 Stelle. Perché quando si fanno le elezioni politiche è Grillo l'emblema e si trova il modo di votare quella parte a dispetto delle altre parti politiche. Nelle elezioni amministrative i cittadini se lo scelgono il consigliere comunale e se avviene quello che è avvenuto per esempio per 5 Stelle che a Latina ha eletto contemporaneamente la madre e il figlio, e quelli che stavano alla porta a fianco non sapevano nemmeno chi erano, è differente. Per le elezioni amministrative anche il consigliere del municipio, se non ha un rapporto con la gente eccetera, non c'è solo l'emblema, si cerca anche il rapporto con il proprio eletto, perché sosteniamo la necessità anche di riguardare la riforma elettorale e bisogna rifare una legge intanto uguale per Camera e Senato, perfettamente d'accordo, ma anche il fatto che i cittadini si possano scegliere il proprio rappresentante. Con questa legge abbiamo avuto eletti sul territorio che manco sapevano qual era il territorio loro dove sono stati eletti e non sono mai andati da eletti nel proprio collegio elettorale, non sapeva manco che ero, che gli fregava, intanto i partiti hanno stabilito chi entrava e quindi non c'è stata la corsa a avere il rapporto del territorio. Il centrodestra, ma la destra nel centrodestra mantiene ancora questo tipo di rapporto e lo deve potenziare, perché solo questo ci permette di contare di più anche all'interno di uno schieramento che deve trovare temi e argomenti comuni. E io dico ancora, non è il problema della leadership, è il problema dei temi politici da rilanciare, che siano chiari all'elettorato di destra o di centrodestra, che vuole risposte alle sue esigenze e non il silenzio, e nemmeno che la mattina si dice una cosa, caro editore, e il pomeriggio se ne dice un'altra e la sera esce un comunicato che smentisce quello che hai detto la mattina e il pomeriggio. Ecco, ci vuole chiarezza politica precisa. E nella scelta dei candidati. Però, e nella scelta dei candidati. Posso farvi una domanda cattiva? Sì. Comincio dal più esperto. Ma a Genova e in altre realtà il centrodestra ottiene un risultato anche con i voti del centro, non so quanto valgano quelli di Alfano eccetera, in un progetto di unificazione. Guarda, Frosinone tutti, il sindaco di mettere tutti insieme è arrivato in Liguria, nessuno ci credeva, ma non va al ballottaggio perché ha vinto la prima botta. No, quello che io non capisco, in Liguria per esempio, dove Toti governa, è presidente, dentro la sua giunta c'è la Lega, che è una forza consistente in Liguria, penso sia il primo dei partiti di centrodestra. Sì, esatto, 14% a Genova adesso. E c'è il gruppo di Alfano. No. Sì. Se li vediamo a livello nazionale si sparano. E il problema è, anche quello è un tema, perché inevitabilmente se si va verso un bipolarismo bisogna, in qualche modo ognuno deve cercare di racimolare anche quei consensi. Ah, certo, e tutti. Quindi però oggi
quando andiamo a livello nazionale, immaginare Alfano e Salvini insieme. Ma io ho sentito alcune dichiarazioni. Io ho sentito alcune dichiarazioni di Lupi. Il conto è recuperare i dirigenti territoriali locali che sono già impegnati. Alfano, che insomma. Però Lupi ieri sera ripeteva che la loro posizione è molto più vicina a quella del centrodestra. Me lo auguro. Guarda caso. Me lo auguro. Ma che successo elettorale così e l'impegno elettorale. Ma perché i loro elettori sono gli elettori potenziali del centrodestra. Se loro fanno un distinguo, ampliano anche il voto dalla moglie, così la dico tutta, e nemmeno quello del padre. Però dovranno perché spiegare alcuni com'è che hanno sostenuto per anni il governo anni, Renzi. Certo, no? Ma infatti ha detto bene Mollicone, non è un discorso di vertice, è un discorso di base elettorale. E quella base elettorale è una base che si ritrova nella posizione di Toti nella regione Liguria, e infatti lui sostiene sempre la tesi dell'unità del centrodestra. Ma l'altro messaggio interno al centrodestra, come dicevi giustamente, sì, è stato proprio il caso Toti. Toti, certo, perché ha dimostrato, a differenza dei messaggi nazionali di Forza Italia, che se tu fai un discorso di lealismo col centrodestra, alla fine c'è il successo. C'è successo locale anche in posti dove hai sempre perso. Infatti lui ha detto convincerò, qualche giorno ha detto a Genova, è totale il flop. Top vabbè, che ha fatto tu calcola lì con quella con la candidata, certo. Vabbè, lì quello è stato vabbè, la democrazia non è il forte del momento. Non è il forte perché certo, Pizzarotti e vabbè, certo, la storia dei 5 Stelle è forte, ma a Genova in modo particolare perché era la città dove fece uno dei migliori comizi Grillo, che c'era tutta Genova, basta vedere quello che è successo in campagna elettorale, il silenzio totale. Quindi anche lì la scelta dei 67.000 iscritti che partecipano eccetera è una scelta che non conta niente, perché quella vince, a lui e sta sulle scatole, quella che vince la destituisce. Cioè, ci mette lui e una spiegazione, e fidatevi di me. Brava, bravo, e su ogni cosa è uguale. Ricorda, sulla legge elettorale, quando metà del partito era contro fare l'accordo a 4, e lui ha detto no, l'accordo a 4 va fatto. Poi torna indietro e dice l'accordo a 4 non va fatto. Vabbè, ma così però così poi, perdi i voti. Per questo perdi secondo voti. Me è irreversibile. Però c'è un altro problema, crisi, perché tutti parlano, sì, vai. Pronto? Buonasera a lei, da dove chiama? Volevo fare una domanda agli ospiti, mi pare anche da quello che insomma che si è detto questa sera che insomma il centrodestra ha le politiche o la destra insomma vincono o comunque hanno una maggioranza solo se sono uniti. Volevo capire da voi capire quali sono gli argomenti su cui c'è più distanza al momento nel centrodestra, sì, certo, e nella destra in particolare, sì, sì, soprattutto sì. Con Forza Italia. Grazie. Grazie a lei. Prendiamo un'altra domanda o no? No. Allora, tutti parlano del successo elettorale, volevo specificare questo, a Palermo. Però lì c'è una legge particolare, ho visto il risultato definitivo, il 46%, il 46% se era la legge nazionale andava al ballottaggio, quindi attenzione, perché lì c'è una legge fatta, siccome l'autonomia della Sicilia è veramente totale, un'autonomia sarebbe da rimettere in discussione, ma non solo da Sicilia, io rivedrei tutte le leggi, sì, per l'autonomia e anche da per le Bolzano alla Val d'Aosta, Trentino Alto Adige apposta, e è bravo, è proprio saltato su quella legge, quindi anche lì il suo grande successo elettorale voleva dire che andava al ballottaggio quel signore che nemmeno nomino perché mi è antipatico proprio da lunga data. Alla pelle, a pelle, a pelle. Alla Camera quando siamo stati insieme manco salutavo lui. È un personaggio molto strano e molto equivoco, questa è la mia posizione personale, non,
non voglio, però vince perché lì la legge era al 40%, altrimenti sarebbe andato al ballottaggio come va al ballottaggio il bravo Cicchetti e Antonio a Rieti col 46%. E quello di Polizia, ecco, ci va col, quello, 49, ecco, quell'altro col 49, cioè bastava che due famiglie in più andavano a votare o votavano per lui e aveva il 50,1%. Manco del PD, quindi poi questo, sì, grande poi c'è, questo, c'è, no, si rivede, però è che ci va al ballottaggio dopo, diciamo, l'unico rappresentante della Prima Repubblica che continua a essere riconfermato dopo dall'ottaggio, cioè è una cosa, Mastella che, Mastella che governa bene, sì. Ha avuto il doppio successo perché finalmente, sì, il Benevento viene in Serie A, cioè finalmente. Era una cosa sperata. Io sono molto contento perché la mia famiglia di origine è di Benevento, quindi sosterrò molto questa squadra di calcio che viene a rompere equilibri molto strani della Lega Calcio. Vabbè, quello faremo una, parleremo di altro. Bravo, ci porta lontano anche i diritti televisivi dell'altra sera, sono un po' una vergogna. Si fa un bando e poi non ci si partecipa e si rinvia tutto a un nuovo tipo di accordo che parte a metà campionato, che parte all'interno della Lega, calcolando che tutte le squadre delle Serie A giocano sul fatto dei diritti televisivi, sono uno dei punti di riferimento di entrata. Per apposta se gioca una volta alle 3, una volta ai 6 del pomeriggio, un'altra volta ai, ecco, è quello, è un discorso di diritti televisivi. Adesso con i cinesi che hanno anche interessi nell'altra parte della sfera del mondo, alcune squadre dovranno rivedere anche il loro gioco, l'orario di gioco, cioè, perché altrimenti che si rischia di anche quello è poi Borghese candido, cioè siamo finalmente il Borghese ormai ha ripreso fortemente, sono con firme anni, sì, ha ripreso con firme valide, validissime, e quindi riprende il mio sogno che il Borghese torni nelle edicole, perché è un altro aspetto quello di vedere un giornale nell'edicola che il giornale che arriva a casa. So che è una scommessa fortissima che dovrà fare Lucarini, no, però non è così, è che Lucarini le persone che leggono il giornale, certo, e quante copie ne devo tirare, se in edicola ne vendo due copie solo per stare in edicola te servono solo, lo so, ed è, ecco, io è dura i conti cosa, e mi piace che i conti siano, ma infatti io l'ho detto, è una scommessa, è una grande scommessa, certo, fare, siccome le edicole in Italia sono 33.000 e io, a me sono state chieste tre copie edicola, 99.000 copie, certo, e pagare il 50% di sconto, sì, per le edicole prima e poi le rese le devi assolutamente ripagare, certo, io sono 11 anni che sopravviviamo, in quel modo dopo 6 mesi avrei chiuso, ecco, ah beh, quindi certo, questo già secondo me sono ben felice che sia così. Ah, è buono, poi cambierò, quindi, io non discuto, però chiaramente ci vogliono i mezzi, almeno spendere 200-300 mila euro di pubblicità murali, perché poi per rilanciare, perché poi gli altrimenti sì, ti serve la locandina, ma tutto, le locandine, certo, non è quello il problema, certo, e no, tantissimi edicolanti, certo, fanno parte delle cooperative rosse, quindi il Borghese, io, anche a Roma dove andiamo in 82 edicole, spesso non riesco a vederlo e non si sa, è vero, esatto, bravo, sì, e in tante edicole non ce l'abbiamo, mentre so che ce l'hanno, che non è arrivato, sì, sotto, sì, quindi è fatto, ci sono, ecco, poi a fare filosofia, poi quando momento storico, cioè, molti dicono perché esatto, al di là, bravo, della difesa, diciamo, della piccola impresa, per carità, delle famiglie che ci lavorano, però è un sistema veramente che taglieggia l'editoria, sì, esatto. E sopravvivono solo i grandi giornali che non hanno problemi, perché certo, poi hanno problemi, no? Sì, vabbè, diciamo, aziendali, però sulle, valutano la loro tiratura sulla consegna all'edicola, certo, non sulle rese. Certo. Il Dipartimento Comunicazione del Palazzo Chigi, quando fa i piani media per comprare pubblicità, va a vedere gli elenchi dei quotidiani nazionali e la loro distribuzione, ma guarda la distribuzione dichiarata nelle edicole, non quella
delle copie effettivamente vendute, sì, hanno beh. Anche quell'elenco. Se voi fate fare il raffronto, si vede subito. Sconcertante, c'è solo un quotidiano in Italia che vende in tutte le regioni rispetto a tutti i grandi giornali, che in ogni regione ha una presenza capillare, non dirò quale. Ma gli altri sono tutte simulazioni. Ci sono anche altri sistemi, se vuoi, per fare la tiratura più alta. Il Sole 24 Ore ne aveva trovato uno creativo. Il Sole 24 Ore ne aveva trovato uno creativo. No, ma io parlo di sistemi. Incriminati tutti. Parlo di sistemi puliti. Pure l'usciere alla porta di sotto, del Sole 24 Anche sulla vendita di libri. Anche quello. Siamo vendita di libri, non riparliamo di questo. Torniamo. Chiusare Gramazio su, anche rispondendo al telespettatore che ha chiamato, che ha fatto una domanda assolutamente lucida e concordando con quello che diceva Domenico, le differenze in realtà tra l'interno e il centrodestra sono minime. Proprio dichiarazione di. Sta cadendo il microfono. Sì. Proprio dichiarazione di questa mattina. Di Giorgia a un giornalista che ha fatto la domanda, sono il 95%, cosa che dice pure Berlusconi, siamo d'accordo. Il problema qual è? È che nel corso, in particolare dalle amministrative di Roma in poi, certo, sono emerse delle posizioni paradossalmente più accentuate in senso europeista e anche in controtendenza rispetto alla storia da parte di una parte di Forza Italia e per cui sembravamo di fatto spostati su un asse franco-tedesco. Il paradosso qual è? Che secondo me adesso, ad oggi, queste incongruenze nella visione europea sono quasi appianate, perché gli stessi francesi e gli stessi tedeschi hanno capito che se non rimettono in discussione questo modello il di ruolo Europa, dell'Europa. Macron in Francia ha dichiarato addirittura, si è presentato con un programma rivoluzionario, ovviamente nazionalista, ma in realtà sappiamo che in realtà rappresenta interessi speculativi molto alti. Forti. Ambienti. Il tema è se questi ambienti rimettono in discussione l'Europa che invece una parte di Forza Italia pare non mettere più nemmeno in discussione, allora vuol dire che il mondo sta cambiando. Ecco, su questo tema bisogna trovare una sintesi e non farsi schiacciare, e neanche noi accettiamo questa etichetta come Fratelli d'Italia, sul concetto di populismo, peraltro sì, è un concetto molto, anche positivo, sì, perché poi uno rappresenta il popolo, non è mai stato un disdoro, come si dice. Però criminalizzare questa parola è veramente ridicolo. Lo stesso Berlusconi, nel corso degli anni di populismo, tutti sono stati accusati dalla loro adesso lasciamo da parte America le etichette, confrontiamoci sui temi, affermiamo, troviamo insieme, tra un po' ci dieci saranno punti europei, costruiamo adesso dieci un programma europei, di un'Europa più vicina alle piccole e medie imprese, agli agricoltori, ai pescatori, a quella che editori. È la rete, agli editori, a quella che è la rete produttiva, il tessuto produttivo dell'Italia. Su questo l'intesa e delle è possibile nazioni. In questo discorso vanno, vanno stemperati sul resto i siamo punti d'accordo. Sull'immigrazione estremi, perché le posizioni estremi, la Lega ne ha poste molte, ma il toni, più di voi i toni, i toni comunque sono importanti, perché Berlusconi è stato percepito come un uomo perennemente a caccia dell'inciuccio. Scusate, però questo è importante, questa cosa. I toni talvolta sono stati sopra le righe, però poi quando il governo della regione Liguria fa un progetto, approva un progetto di legge che prevede la residenza obbligatoria per avere le case popolari a 10 anni e a 5 anni in alcuni casi, automaticamente che cosa fa? Garantisce unisce, gli italiani. Però, unisce un valore con il rispetto anche di quegli stranieri onesti che sono venuti in Italia, si sono integrati, lavorano da lavorano, più anni e pagano le tasse, con appunto una visione del mondo e della vita, per cui è possibile fare questa sintesi. No, ma sono d'accordo che è possibile. Anche dopo il risultato che poi corrisponde allo slogan prima gli italiani, ma va declinato, elettorale in maniera intelligente. Di Lampedusa, certo, dimostra che la famosa quella è una delle soddisfazioni di queste amministrative. Bellissima. Però
l'altro del PD, eh? Si è vinto il PD, sì, però il premio UNESCO, però per lei se la sono portata a pranzo da Obama. Esatto. Se la so coltivata lì e gli hanno fatto il Papa gli sembrava ha fatto la Madonna. Il Papa ha fatto cioè, a lei, immagin- se sono rivoltate le storie. Immaginatevi che invidia ci sia, la, c'è stata la Lampedusa. Un vecchio sindaco che c'ha l'albergo, che c'ha attività commerciali viventi sul e quindi è stato votato da quelli che difendono che gli interessi della, sì, dell'isola certo. Dove vivono e non fanno il baciamano certo. All'inverso. Il è politicamente chiaro. Corretto. Ecco. Così. È chiaro, all'albergatore conviene portare i turisti piuttosto che andare Renzi, a questa signora l'ha messa addirittura nei 22 membri della direzione del partito. Sì, sì, sì. Dopo che probabilmente portata, ce la troveremo tra qualche giorno deputato sottosegretario no ma sottosegretario all'immigrazione sì, all'immigrazione la metteranno cane negra lì vabbè questo no, niente, è la mia cosa sì. Luca tu che te... Dai. Ma concordo pienamente con quello che dice Domenico perché francamente si deve trovare secondo me il modulo di sintesi vero è quello del primato nazionale. Il primato nazionale significa poi al di là degli slogan significa semplicemente difendere quello che il cittadino italiano si attende che tu difenda, che tu non è che non dare 800 fare... euro a ogni immigrato. È chiaro che chiunque si ribella nel momento in cui noi sappiamo qual è la difficoltà della casa, ne vogliamo parlare nelle è grandi la legge città, Fornero. Soprattutto la legge Fornero andrebbe cancellata immediatamente. Vogliamo allora quando la gente tu il sentire comune delle persone normali no? Per la strada è questo, non ti chiedono più neanche di essere prima loro, ti chiedono la parità dei diritti. Siamo arrivati al punto che c'è la signora al mercato che ti chiede la pari opportunità quando va al pronto soccorso di non essere scavalcata. C'è quello che dice ma io vorrei o non una casa mangiata dalle formiche come è avvenuto a io vorrei un accesso alla casa, io vorrei che la regione mi garantisse l'accesso alle case popolari come lo garantisce a chi italiano non è. Cioè siamo arrivati a un livello di richiesta di parità. Qui non si chiede più neanche il primato, si chiede la parità. Insomma qualcuno si dovrebbe interrogare su questo. Se le nostre città sono invivibili, non sono invivibili, certo lo sporco di Roma è emblematico, ma c'è un livello di illegalità così diffuso. Ma posso fare un esempio sciocco? Io l'altro giorno sono andato accompagnando i miei nipotini al parco della Madonnetta da Cilia. Sì. C'è una piccola tutta un'avvertenza sul centro sportivo. Bravo, il centro sportivo. Ma una cosa incredibile. Dietro, lì c'è un imprenditore che l'ha fatto per un luogo che è frequentato da bambini e da famiglie. Sì, è vero. Quindi voglio dire migliaia, ma centinaia di utenti di quel luogo. Che rende a chi lo gestisce perché ci sono le giostre e così via, ma non c'è un bagno, c'è l'unico bagno è un bagno chimico singolo con un lavandino messo fuori. Allora l'italiano che va lì, spende, chiede di andare al bagno e si trova in quelle condizioni, ma si pone, dice ma qui chi è che amministra? Ma qui non c'è una ASL che verifica, che dà delle autorizzazioni, ma è possibile che io che vengo qui e porto i soldi e porto il mio bambino, se il mio bambino deve andare al bagno a queste quando pensiamo invece il campo Rom a 10 km da qua, quando invece il campo Rom a 10 km da qua c'ha i servizi e così. Posso interromperti? Prego, non ci mancherebbe. Alle poste italiane, dove tutte le persone anziane, compreso me, vanno a prendere la pensione, non si può usare il bagno. Ah, è vero, bravo. In tutti gli uffici postali d'Italia non c'è possibilità di usare un bagno, ma i fruitori delle poste ce ne sono 3 giovani e 83 anziani. Comunque stanno lì a volte. Ecco, allora cominciamo a parlare di questo, ma far mettere un bagno metropolitana però mi stavo per sentire male una volta, ho chiamato il direttore, mi dispiace, questo è solo a uso del personale. Del personale, sì. Oh, ma stiamo scherzando? E dici io porto i soldi, ma le poste incassano milioni al giorno, da persone anziane. Allora cominciamo a parlare dei problemi reali, queste qui sono cose assurde, inconcepibili, perché le poste è un ente parastatale.
quindi dovrebbe, no, prima adesso, di tutto, adesso, poi, adesso, è privato, SPA, adesso è privato, ma è stato perché prima era l'ente post e aveva tutto un altro ruolo. Ma hanno ridotto, sono mai stati in certi paesi della provincia di Roma, non arriva più il postino, l'hanno ridotto, non sei posto, devi andare a prendere dalla posta. Se noi ci mettiamo di fronte a queste, non usciamo più. Ma perché il nostro piccolo commerciante ortofrutticolo a Roma è schiacciato da una forza che sta aperto tutto il giorno, che, fino a mezzanotte, esatto, che ha fatto birre, cartello, che vendono a 0,99 al chilo la frutta che comprano in blocco e che rivendono con un controllo del territorio capillare senza che nessuno dica niente. Ma perché consentiamo tutto fuori, esposto tutto di fare dei mini market in spregio ad fino ogni regola di sanità e quant'altro, e vendono, un commerciante nostro se si azzarda a mettere multa, una seta lo fanno, e vende tutta la notte ai giovani, queste le cose che non più e non vogliono vedere più, perché vedono l'ingiustizia applicata e strutturata a tutti i livelli della nostra società, dalla mancanza dei servizi che ad altri regaliamo, perché glieli regaliamo, perché mio figlio per andare a scuola io o pago qualcuno o l'accompagno io o pago il pulmino della scuola. Il figlio del Rom non ha questo genere di problemi, c'è il pulmino e non ci va neanche a scuola perché sono in piena evasione scolastica, perché i genitori li mettono all'angolo della strada a chiedere l'elemosia, e questo non è sfruttamento minorile, e qui possibile non c'è mai nessuno che dice scusi lei signora ma che fa con questo ragazzino, perché no, chiede i soldi e non se la porta in questura, cioè sono queste le cose che hanno seccato gli italiani, e gli italiani cercano partiti che abbiano il coraggio di fare queste battaglie, di difenderli realmente. Tutto il centrodestra convergesse su questa idea del primato nazionale, sarebbe una bella cosa, senza ambiguità, perché certe ci volte si arriverà, alcuni ci ambienti si arriverà. Neanche con quelle sparate eccessive da parte di Salvini, che va nei campi rom perché poi sa che lo aggrediscono, cioè, diciamo, bisogna riuscire a bilanciare un po' le cose, la frequenza a parlare dei problemi, sì, è la frequenza che si sceglie, che ogni forza politica sceglie. Però, per esempio, Fratelli d'Italia fa sempre, cerca di mantenere una sintesi tra rappresentare laddove c'è la sofferenza, dove c'è l'abbandono delle amministrazioni, i cittadini, e siamo in mezzo ai cittadini nei comitati di quartiere, durante appunto le battaglie dei territori, però sempre nel rispetto ovviamente degli altri. E la battaglia, quello che diceva adesso Romagnoli, la battaglia sui Rom è una battaglia semplice, di principio giuridico. Tu non puoi, come diceva lui, al contrario affermare la prevalenza di una quella che è un gruppo etnico, perché poi sono i Rom, sugli altri, sinti, sugli altri, certo. Cioè non lo puoi fare neanche in virtù del politicamente corretto. Quindi che cosa si prende? Chiudi la Raggi, dopo un anno ha capito che forse i campi nomadi sono un problema. Noi ci stavamo lavorando, avevamo chiuso Casino 900 e altri campi Rom, al di là dell'aspetto degenerativo che c'è stato. Ma il concetto qual è? Se l'Europa dà i soldi, non li puoi mettere a disposizione dei Rom, perché passa il principio che io ti tolgo dal campo Rom, chiudo il campo Rom e ti do una casa con un sussidio di 800 euro come bonus per l'affitto. Ma che non hanno possibilità. Il caso di una gravità. Che conosco personalmente, che è anche un ottimo ragazzo, che lavora all'ATAC e che ha la figlia disabile, epilettica e altri due bambini, e ha avuto giustamente una casa popolare, che la deve lasciare perché la Raggi gli ha scritto che per un cavillo non ne ha diritto, e poi è costretto ad andare in televisione a lanciare un appello e risponde Berlusconi dicendo vieni a casa mia. È da una parte una buona notizia, dall'altra il sintomo di una società ammalata. Tu non devi andare in televisione perché a spiegare che un caso come quello, che sia giovane coppia che ha tre bambini, di cui una è gravemente malata, non può neanche per un istante rimanere senza casa o essere minacciato di andare via dalla casa che gli è stata assegnata, la casa popolare, per poi darla magari a chi? A un rom o a un immigrato che ci sta da due anni. Ma non ci vanno dentro le case, è un falso problema questo. Signori, anche siamo perché quasi basta in chiusura, direttore. Sì, parliamo, facciamo vedere. Certo, è chiaro, noi siamo prontissimi e non possiamo che
partire, partire con l'apertura che è dedicata chiaramente al risultato. Intanto vedo che in regia che si organizza. E ride già da sola. Sì, perché siamo convinti che se è vero che insomma la narrazione è così del bipolarismo, il concetto che il bipolarismo doveva in qualche modo. Ah, ecco, ce l'hanno mandato subito. Allora la commentiamo immediatamente. Amministrative 2017, firmamento 5 Stelle, il grande carro. E lo vedete che il grande carro, insomma, è quello funebre. E la fa da cocchiera con chiaramente vestita a lutto, perché molti attribuiscono, l'abbiamo detto per tutta la puntata, questa debacle insomma alla gestione che hanno avuto i 5 Stelle. Ecco, io stavo dicendo prima, cioè, argomentando che appunto questa narrazione per cui non esiste più il bipolarismo, non esiste più la destra e la sinistra, che molto spesso i grillini hanno cavalcato, no? Proponendo però un vuoto pneumatico. Posso il nulla appunto lettera, linguistico. Sì. La narrazione, la prima volta l'ho sentita di Davendola. Sì. Allora non la sopporto più. Da quel momento è diventata. Ma io lo dico in tono polemico perché adesso esiste. Era una battuta. Lo dico in tono provocatorio perché lo dico in tono provocatorio perché adesso non c'è altro che quello, no? Sono tutte narrazioni, tra cui appunto il fatto che sinistra e destra sarebbero dovute, non esistono più, non hanno nessun senso. Questo lo dicono spesso i grillini. E se è vero che insomma questa ondata antipolitica esiste ancora sul piano nazionale, come dire, si evidenzierà ancora, però il fatto che all'amministrative i grillini hanno subito una battuta d'arresto è un dato politico importante, perché nel momento in cui l'elettore è chiamato a scegliersi proprio l'amministratore, non si fida di questi signori. Il dato secondo me è questo, quindi non potevamo che aprire con questa notizia. La seconda vignetta insiste sul tema, perché nonostante la batosta alle amministrative, ci dice Pellegrini, i grillini tengono duro, mezzo vale mezzo, insomma di sti tempi bisogna accontentarsi, l'uno vale uno, diciamo così, è stato un po' mazzolato dagli elettori nelle urne elettorali, allora ci accontentiamo anche del mezzo. Andiamo ad altre elezioni, sempre con l'amico Pellegrini, se ricorda, adesso a memoria vado. Elezioni in Inghilterra, sì. Ormai gli stranieri fanno i labour che gli inglesi non vogliono più fare per i laburisti, praticamente, perché così sì. Perché in questo modo si sono affermati più o meno i laburisti d'Inghilterra, lo sappiamo, e quindi fanno i lavori che gli inglesi non vogliono più fare. Portano i voti. Sì, esattamente. Londra esattamente. Londra, continuiamo con Mauro Modenese, vediamo cosa ci ha preparato. Eccolo, l'attentatore di Londra, anche quest'altra un'altra narrazione per la tua gioia, Pino. L'attentatore di Londra era inglese. E non si vede, c'ho pure la bombetta, perché quest'altra logica per cui adesso gli attentatori non sono più, ma dice hanno il passaporto europeo in tasca, non c'entrano niente le migrazioni, come se il modello, l'accoglienza indiscriminata praticata per decenni poi non abbia prodotto questa convivenza difficile, per non dire impossibile, fra culture, che produce questo genere di cose. Qui scusami l'interruzione, ci sarebbe da sottolineare il fatto dell'ultimo attentatore beccato a Parigi. Che era italiano, quello italiano. No, parlavo quello inglese. Quello parigino che era un uomo, tra virgolette, di cultura, ricercatore inserito a tutti i livelli della struttura universitaria francese. Certo, quindi attenzione, che noi abbiamo per tanto tempo considerato pericoloso. Bravo. E invece quelli che sembrano integrati più forte, sono ancora peggiori, sono più ma perché in realtà non sono integrati, perché sono nascosti, perché non sono integrabili. Esatto. Cioè, sono i primi a pedestare. Vuole segnalare un appuntamento. Sono i primi, sì. Allora, io vorrei dire a tutti il titolo del Tempo di oggi. Se li conosci, li eviti. Parliamo dei 5 Stelle, ecco, abbiamo imparato a conoscerci, cerchiamo di ricordarcelo alle prossime elezioni. Allora, chiudiamo con un'ultima vignetta poi. Prego, io volevo ricordare che c'è il 27, martedì 27, proprio il giorno della nostra trasmissione, l'ultima, alle ore 19, il circolo Angelo Mancia, vi ricordate chi era Mancia, ucciso,
in via Etruria, Piazza Tuscolo, giornata di chiusura della mostra fotografica Movimento Sociale e Alleanza Nazionale. Ecco, questa è stata una mostra molto interessante, ci ha ricordato i nostri anni e mi ricordo anche che sta per uscire un libro proprio del padre del nostro Federico Mollicone, proprio sugli anni del Movimento Sociale, gli anni importanti in cui il Movimento Sociale è cresciuto e ha dimostrato tutta la sua forza. Allora, vi aspettiamo il 27 alle 19 e poi tutti a vedere la nostra l'ultima puntata di questo. Comunque, se li conosci li eviti, ricordiamocelo, i grilli. Non montiamoci la testa, i grillini, però evitiamoli. Grazie. Evitiamo. Prego. Sì, evitiamo, allora, visto proprio in chiusura, come controcopertina, visto che abbiamo superato la fascia protetta, abbiamo parlato di sistemi elettorali e il caos che si è generato in quest'ultimo momento appunto in Parlamento, dopo il Mattarellum, dopo il Mattarellum, dopo il Porcellum, abbiamo il Merdellum. Ecco, l'avevo detto, abbiamo superato la fascia protetta, lo vedete, tutti contro tutti, Grillo, Renzi e Berlusconi che se ne tirano di ogni e così è andata, insomma speriamo che si troverà in questo senso un accordo e venga fuori qualcosa che ci permetterà poi di vedere, di vedere questo paese governato. Una legge chiara e visibile, e non cambiabile in ogni 3 anni, cioè una legge dura un po' di tempo. Ma basta evidenziare ciò che ci unisce. E trascurare quello che ci divide, o perlomeno smussare quello che ci divide. Questa potrebbe essere una ricetta semplice, ma difficile pare da trovare. Però credo che tutti i risultati stanno dando ragione anche al perché Giorgia non l'abbiamo a posto della Raggi. Ecco, sicuramente c'è stato un gravissimo errore da parte di persone che hanno deciso in quel momento, chissà perché, io e tanti altri l'abbiamo pensato e valutato, e credo che speriamo che non accada più certi compromessi. Bravo. Grazie a voi tutti, a martedì prossimo. Buonasera.